Twitter al posto più magico di Main Street, il Disney House of Mouse. Yeah, che bussa qui all'House of Mouse. Benvenuto nell'House of Mouse. Se vuoi la banda suona anche Strauss. Quanta musica nell'House of Mouse. Su, vieni con noi, un ballo e poi tu non te ne andrai dalla House of Mouse. La musica che vuoi tu è mitica, caotica, non smetterà più. Porta qui la tua energia, è un mondo di gioia e di magia. La banda sta cominciando a suonare, entra su, tu non puoi mancare. Ehi, bambolina, vuoi ballare? Dai, prova a seguirmi se ce la fai. C'è tanta musica nell'House of Mouse, su, entra con noi nella House of Mouse. E ora, cartonesse e cartoni, ecco Topolino! Salve a tutti e benvenuti al nostro spettacolo! Ehi, ho saputo che Sebastian ha avuto qualche problema ad arrivare al locale. Per farlo ha dovuto sgranchirsi le chele. Oh no, la sento da quando il guscio da latte. Oggi sarà un grande spettacolo, ma prima fate un applauso a qui, qua e qua! Topolino, ci manca il primo numero, Giafar e Iago. Spero che non si siano persi. Ci siamo proprio persi. Calmati, Iago, Topolino non ci sostituirà. Caspita, con chi li sostituiamo? Perché non con me? Io sono perfetta per il numero di magia. Beh, ecco, non lo so. Voi che ne pensate? Non lo so. Ciccio ha ragione, e se poi ci fai fare una figuraccia? Ti prego, Topolino, sono un paio di piccolissimi trucchetti magici. E va bene, fa pure il tuo numero di magia, Paperina, ma bada che deve essere molto, ma molto bello. Oh, grazie, Topolino. Oh. La sua cena surgelata. Ahia. Topolino vuole un numero di magia davvero bello? Farò in modo di dargli uno spettacolo alla Bibi di Bobby di Boo che non dimenticherà facilmente. È il momento di Paperina in Paperastica con Paperina! Grazie, grazie! Ora la mia prima magia sarà far sparire questo cappello! Paperina! Altro che cappello! È sparito il pubblico! Ah... Ta-da! È sparito il pubblico! Te l'ho detto che so fare magie! Va bene, d'accordo, ho capito, ma cerca di farmi tornare! Ah, dammi un minuto, intanto perché non mandi un cartone? Ma dovunque voi siate, ecco il primo cartone! Sacco di guai! Yeah.
Non sapete leggere? Niente cani! Solo cani. Accalappia cani. Cure per il singhiozzo. Respirare in un sacchetto di carta, respirare nel sacchetto e poi metterselo in testa. Voglio andare a fare spese. Cosa? Non puoi lasciare i nostri ospiti in mezzo al nulla. Topolino, credo di sapere chi ci può aiutare. Specchio magico, puoi far tornare i nostri ospiti. L'incantesimo fatto non si spezza con sventolio di bacchette o formule bislacche. Invece cercate tra gli oggetti magici che avete. Usati saggiamente vi porteranno la quiete. Questa cosa non ha senso. Potresti essere un po' più chiaro su quello che vuoi dire? Nel magazzino c'è qualcosa di magico che vi aiuterà. Ma non potevi dirlo subito? Grazie, specchio magico! Nessuno che apprezzi più un po' di suspense. Cucchiaini di zucchero, uova di dinosauro, scarpe ascensore. Sarà più facile se ci dividiamo. Minnie, tu e Paperina controllate da Aladdin al Gobbo. Pippo, Paperino e io dal libro della giungla a Winnie Pooh. Che succede, ragazzi? L'ho trovato nel reparto di Mulan. Non è forte? Questo sembra qualcosa di magico. Chiunque userà questo calderone per provocare il male diventerà più potente. Sembra che vada bene. Allora,
Vi sembra abbastanza magica? Oh sì, certo! Ora riporta qui gli ospiti! Oh! Oh! Devo avere una ricetta sbagliata! Fagli andare via! Mai nessuno che sia contento qui! Beh, sono andati via, no? Non riesco a credere che l'House of Mouse sia sparito! Non ti preoccupare, vedrai che Paperino aggiusterà tutto! Brica bra, brica là, l'House of Mouse lo rivoglio qua! Bene, almeno possiamo guardarci un cartone! Gaccia, gaccia di maglia da bugani! Mi è venuta un'idea! Da adesso in poi possiamo essere il parcheggio House of Mouse! Oh mio! Guardate, ecco il nostro primo cliente! Fantastico! Siamo in ritardo! Siamo talmente in ritardo che il palazzo se n'è già andato! Scusa! Ah, Jafar! Visto che siete qui, Paperina ha accidentalmente fatto sparire il Topo Club, potreste per favore farlo riapparire? Certo! Ma noi che ce ne viene? No, non un'altra lampada! Bene, allora qualcos'altro, qualcosa di prezioso. Che ne dici, della città di Agraba? Agraba? E come potrebbe un topolino di spettacolo offrirmi un premio tale? Sta tranquillo, io sono un topo di parola, è una promessa. Iago, facciamo un po' di magia! Permettete che faccia un incantesimo. Sala! Magica! Bibidi Bobidi Boo! Mettile! Insieme! E che accade? Laggiù! Bibidi! Bobidi! Boo! Se Sala Cadula è bello! Magica Bula è di più! Ma il giochino che fa? Tutto il lavoro! È Bibidi! Bobidi Boo! Sala Cadula! Magica Bula! Bibidi Bobidi Boo! Mettile insieme che accade laggiù! Bibidi Bobidi Boo! Bibidi! Bobidi Boo! Noi abbiamo fatto, ora vogliamo la ricompensa pattuita. Ecco a te, Agraba. Siamo stati agrabambolizzati da un topo. Ben ritrovati a tutti, siete tornati appena in tempo per il prossimo cartone. La notte di Capodanno. Oh, non chiamerà nessuno, è la notte di Capodanno. Sì, ragazzi, stavolta avete ragione. Se nessuno ha cercato un babysitter fino ad ora, sicuramente non lo cercheranno più. Ah, siete pronti? Pronto. Oh, pronto. Il paese del tempo, via Mezzanotte 12. Sembra essere qui. Gosh, il paese del tempo. Vediamo se c'è qualcuno. Non c'è nessuno, andiamo. È
un portone a tempo. Oh, io... Guardate che roba! Banca dell'ora legale. Negozio di seconda mano. Negozio della lancetta dell'ora. Negozio della lancetta dei minuti. Sono le ore 23 e 22 minuti. Credo che quello sia un orologio da salotto. Io pensavo che fosse un orologio da guardia. Ehi, amico, vuoi comprare un po' di tempo? Ho tempo doppio, tempo triplo, tempo rimasto, tempo perso, tempo in bottiglia, tempi duri, temporaneamente, tempo di spettacolo, tempo straordinario, primo tempo, secondo tempo, part-time, sometime, il tempo della vostra vita. No, grazie, andiamo via, stiamo perdendo tempo. Oh, anche quello, a metà prezzo, per poco tempo. Siete voi, babysitter? Sì, signora, siamo noi in persona. Beh, era proprio ora che vi faceste vedere! Sono le ore 23 e 31 minuti. Ci scusi per il ritardo, signora... Tempo, madre tempo. Sì, lo so che sentite parlare solo di padre tempo, ma non mi fate dire cosa penso di lui. Come madre tempo, ogni anno io devo presentare il nuovo anno appena nato. Ed ecco la stella di questa notte. Sfortunatamente non posso portare il mio amorino con me quest'anno, non è vero, tesoro caro? Caspiterina, e perché no? Perché sono malata! È per questo che vi ho chiamati. Non si preoccupi, signora, baderemo noi al nuovo anno. Lo spero bene, perché se non sarà alla torre dell'orologio di Main Street entro mezzanotte, non ci sarà nessun anno nuovo. Nessun anno nuovo? Tranquilla, signora, può contare su di noi. Ehi! Sono le ore 23 e 39 minuti. Oh oh! È meglio che lo prendiate, capito? Ho niente anno nuovo quest'anno! Se non lo recuperiamo, non ci sarà nessuna festa! Oggi pescherò bambini. Sai che cosa li fa abboccare? Prova con questo! Grazie, straniero! Sono le ore 23 e 54 minuti. Abbiamo 6 minuti o niente anno nuovo! Che monello! Puoi dirlo forte, amico. Puoi dirlo forte, amico. Hai finito, piccolo anno nuovo. Oh! Preso. 59 minuti. Aspettate un minuto. Dice veramente o è soltanto un modo di dire? Non posso credere che abbiate lasciato che il mio pargoletto andasse in giro senza guscio. Ma dovevamo portarlo alla festa e... Non se ne parla proprio. Voi non lo porterete da nessuna parte con questo raffreddore. E cosa ne sarà dell'anno nuovo? 5 tutti! Non volevi partecipare alla festa? Basta, io ho chiuso con la magia! Brava, ben fatto, Paperina! Meglio lasciarla ai professionisti! Già,
e questo calderone andrebbe benissimo per gli stufati. Vai pure, Mike! Tocca a te! La consulenza magica per questa serata è stata fornita da... Lo specchio magico! Posizionato sul muro più bello di tutto il sapere, vi darà il fardello. Questo ragazzo diventerà un buon re. Ciò che dico sarà proprio così. Tutti i segni portano a un sì. Riuscirò a tenermi questo cappello? Sceglierne un altro dovresti, poiché questo non s'addice alle tue vesti. Lo specchio magico! Mettetelo sul muro e vi dice tutto di sicuro. Ovviamente solo per gioco. Bene, per oggi abbiamo finito. Ah! Anche se il suo stufato non è riuscito qui, ci vediamo presto! House of Mouse.